Ciao ragazzi, bentornati nella cucina con gusto di Papilla Monella e G3 Ferrari. Oggi prepareremo insieme dei deliziosi spiedini di salmone e pomodorini con un tocco orientale. Vediamo gli ingredienti. Salmone fresco, aglio, del sesamo, un po' di salsa di soia, dei pomodorini e un po' di prezzemolo. Iniziamo con il salmone, lo scegliamo senza pelle e poi lo dividiamo in tocchetti il più possibile regolari. Per rendere la nostra ricetta molto sfiziosa utilizzeremo una marinatura a base di salsa di soia, che è un vero concentrato di gusto umami. Sapete che cos'è l'umami? Fino agli inizi del Novecento si pensava che i gusti fossero solo quattro: salato, dolce, amaro e acido. Ma poi un medico giapponese ha scoperto che esiste anche un quinto gusto, che è appunto l'umami, ovvero il saporito. E la salsa di soia ne è un lampante esempio, darà alla nostra ricetta un vero gusto in più. E adesso copro con pellicola e lascio marinare in frigorifero per un paio d'ore. La nostra Frigisano 2.0 ci permetterà di ottenere degli spiedini a regola d'arte, come grazie alla funzione rotazione e al comodo accessorio per gli spiedini. Mentre il nostro salmone sta marinando, preparo un trito aromatico con un po' di prezzemolo fresco e uno spicchio di aglio. Ed eccoci qua, il mio salmone è ben marinato, lo sposto su un piatto e lo condisco con il trito aromatico e con del sesamo. E adesso, spiedino time! Alterno un pomodoro a un pezzettino di salmone fino a esaurire tutti gli ingredienti. E adesso è arrivato il momento di Frigisano 2.0. Posiziono la mia teglia a raccogli grasso, fermo di sicurezza, chiudo, imposto il programma pesce e la funzione rotazione. Grazie alla funzione rotante di Frigisano 2.0 sono bastati solo 12 minuti per un risultato perfetto e non vi dico il profumino. Questa idea è davvero sfiziosa e si prepara in un attimo e poi potrete far provare a tutti l'ebbrezza del quinto gusto, l'umami. Ci vediamo al prossimo appuntamento di Cucina con Gusto e adesso buon appetito, io non resisto.